Sì, la Tonalità non esiste. Sono proprio Siena. Senza le contrade non sarebbe Siena. Si chiamerebbe Siena, ma sarebbe una città di provincia, nemmeno una città, sono convinto, per la grandezza che hanno. Le emozioni ti fa vivere in un contesto completamente al di fuori della vita normale. Hai dei colori cuciti addosso. Non lo so se Siena potrebbe esistere senza le contrade o viceversa. Credo che sia un qualcosa di indivisibile. La contrada fa parte della nostra vita, cioè uno si nasce e si frequenta, poi magari per tutti non sarà così, magari qualcuno si allontana, magari qualcuno si avvicina, magari non è nato qui, ma è uguale, cioè è come la vivi te. Per noi insomma è la nostra vita. E non senti più niente, sei concentrato a fare quello che fai e vai tranquillo. È un obiettivo chiaramente per questa guerra, perché poi il palio è una guerra quando si scende in campo, ma non ci sarebbe il palio se non ci fossero le contrade. Perché il palio è fatto di segreti. Fino ad oggi avevi pensato di sapere tanto del palio, no? In realtà quello che esce fuori è il 20-30%, perché c'è qualcuno che racconta, ma non è detto che quello che vi racconta sia vero. Una cosa è per 15 giorni, penso di aver dormito 2 ore. Sembra una cosa strana, appunto, il sacro e il profano, no? Nel palio e nelle contrade noi si vede come effettivamente la dimensione della vita quotidiana sia intessuta e sia intrecciata fortemente con la dimensione religiosa, la dimensione della fede, e che quindi accompagna veramente la quotidianità della vita dell'uomo e la vita del contradaiolo. Io dormo, 4 giorni dormo con il cavallo, io ho 2 bimbi, una bimba di 7 e un bambino di 1 anno e li ho lasciati a casa con la mamma e io sono nella brandina, nella stalla. Quando il cavallo e il fantino tagliano il bandierino, a quel punto si scatena un'emozione indescrivibile che non ha pari.